per dimenticare il primo passo falso, quello di Palermo. Il Livorno ha voglia di stupire, magari come quel giorno di ottobre, 7 anni fa, con un gol di Igor Protti su calcio di rigore, con Gennaro Ruotolo che lottava a centrocampo e con le indicazioni dalla panchina di un giovane allenatore, Roberto Donadoni, oggi per la prima volta da avversario. Lancio lungo da parte di Contini a saltare Cigarini, prova la sponda, anzi è Quagliarella che mette giù il pallone, prova il destro da fuori, Quagliarella, traversa incredibile! Geniale! Cosa ha provato Quagliarella? Può salire, palla al piede Campagnaro, avanza l'argentino, zona tiro, carica il destro, deviazione De Lucia e poi rete! Quagliarella è il primo gol a San Paolo per Fabio Quagliarella! Decimo minuto, 1-0 per il Napoli. Quagliarella è stato pronto ad andare sulla conclusione di Campagnaro, prima l'ha deviata volontariamente, anche se con il corpo. De Lucia ha fatto un mezzo miracolo, lui è stato freddo sulla respinta a mettere la palla in rete. Pulsetti, tocco dentro per Filippini, possibilità per lui, buono il cross, Lucarelli, grande opportunità. Amsek, 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 fino in fondo, Amsek! Trepitoso Marek Amsek, 2-0! Gli ha cercato lo spazio dove non era marcato dai difensori del Livorno, ha puntato la linea difensiva senza mai perdere velocità e poi è arrivato davanti a De Lucia con un colpo sotto. Livorno che reagisce, Lucarelli! Grande girata! Il tacco di Tavano, pallone subito recuperato dal Napoli, con lavoro però di Raimondi, Tavano allora ancora sul pallone, il tocco per Candreva, zona tiro, carica il sinistro, traversa Lucarelli, 2-1, si riapre tutto, palla recuperata da Raimondi, lui di sinistro, quasi da fermo, è riuscito a far partire un tiro imprevedibile per De Santis che sembrava sotto la traiettoria, però ha proprio cambiato la traiettoria del pallone negli ultimi metri, De Santis è solo riuscito a deviarlo sulla traversa. Maggio per Gargano, prova Amsic, tocca largo per Quagliarella, Raimondi su di lui, prova a puntarlo Quagliarella, trova lo spazio per il cross, colpo di testa, è andato più in alto di tutti, Maggio, Candreva vuole ripartire, prende bene il tempo a Cigarini, se ne va Candreva, Lucarelli, posizione regolare, possibilità per Lucarelli, fino in fondo Lucarelli, buona la finta, può caricare il destro, De Sanctis, salta tutto. Occhio al cross, Amsic! E qui forse per la prima volta la difesa del Livorno distratta. È sempre lì il Livorno, Candreva, un numero il suo, destro di Candreva, De Santis lo trattiene e poi Daniele Vicius, vicinissimo il gol del pari, si salva il Napoli. Avanza l'argentino, il tocco per Amsic, possibilità per lui, Amsic, Amsic per Lavezzi, può chiudere il Napoli la partita, Lavezzi fino in fondo, Quagliarella! 3-1! Ancora Fabio Quagliarella! Azione portata avanti con grande velocità da Amsic e Lavezzi, poi quasi casualmente il pallone per un intervento di Vinicius è finito tra i piedi di Quagliarella che non si è lasciato fregare. Contini e dopo quasi 6 minuti di recupero l'arbitro De Marco dice che può bastare così, vince il Napoli 3-1, la grande serata di Quagliarella, ma il Livorno esce a testa altissima. Te l'immaginavi così il giorno del tuo esordio in campionato con la maglia del Napoli qui al San Paolo oppure sei andato oltre le previsioni? No, lo sognavo perfettamente così, sognavo di poter far gol subito perché era il sogno di una vita, ecco. Al gol non sapevo più come fare, è una gioia immensa, è veramente difficile trovare le parole quando segni con la maglia della squadra che tu hai sempre rifatto da bambino.